Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao bambini. Perché è arrivata l'ora dei Gialora. Gian, questa è l'ora di conoscere. Infatti, fa sempre bene conoscere. Questa è la nostra nuova rubrica, Gialora di conoscere. Durante questa puntata vi daremo un po' di informazioni Sparpagliate, Guinness di primati, indovinelli, freddure e anche video pazzi del web. E allora io direi cominci tu? Sì, no Gian, dai, questa volta comincia tu. E allora ti dirò subito, abbiamo riso abbastanza, adesso pasta. Oddio, va bene, hai ragione. Va bene, io allora ti rispondo. E quindi iniziamo con un indovinello sfizioso. Vai. E allora comincio. Come si chiamano i Boy Scout che vanno in macchina? I Boy Scout, aspetta, come si chiamano? Cosa? Come si chiamano? Le giovani marmitte! Le giovani marmitte! E allora, io direi, passiamo velocemente all'altro. Ma più che altro è una indovinello freddura. Cosa disse l'ultimo degli imperatori? È una cosa importante. Cosa disse l'ultimo degli imperatori? Aspettatemi! Va bene. Cosa hanno in comune? Vai, questa la so. Un televisore e una formica? Vediamo un po'. Un televisore e una formica. La corrente? No. Le antenne! Le antenne! Oddio, bene, come non l'ho presa. E allora, come si uccide un orologiaio? Vediamo se la sai questa. Come si uccide un orologiaio? Col pendolo! Ma dai, passiamo adesso al nostro video. Io ne ho un altro, vai. L'ultimo video. Sei insaziabile oggi. No dai, l'ultimo perché mi piace questo momento. Allora, qual è la nazione preferita dalle galline? La canzone... Ma naturalmente il Portogallo. Ho conservato l'ultimo perché... Ragione, dopo ti chiudo adesso dentro la stanza. Adesso penso dobbiamo lanciare... Il nostro video pazzo del web. Preparato, sì. E allora voi sapete bambini che sul web gira di tutto e adesso vi abbiamo selezionato giusto qualche secondo divertente. Guardate cosa accade. Ecco il nostro video. Yeah, what kind of day are you having? I'm taping you already, videoing. E allora ben ritrovati, spero vi sia piaciuto questo video che vi abbiamo selezionato. E andiamo a qualche informazione di Guinness, ovvero primati, qualcosa che diciamo mi riguarda e non. Sono informazioni che sono record, cose esagerate. Sì. Diciamo la più grande, il più grande, il più piccolo e la più piccola. Sono queste. Ok, parti Gian. Allora vi do subito un'informazione. Sapete quanti anni hanno i coniugi Henderson? Detengono un primato particolare, sono la coppia più longeva del mondo, la coppia più vecchia del mondo. Lui ha 106 anni, lei ne ha 105. E adesso guardiamo anche un'immagine di questi coniugi, guardateli. Eccoli qua. Sono appunto la coppia più vecchia del mondo. Però Gianni, io gli darei un premio. Vivono in Texas. Nonostante l'età, sono rimasti anche insieme. Quindi doppio tempo. Premio, doppio Guinness. E passiamo avanti. È stato creato il cappuccino più grande del mondo. Lo voglio. Pensate che è composto da ben 800 litri di caffè e 3500 litri di latte. Cioè, pensa a quante persone bevono. No, pensa quanto deve essere grande il fornello, soprattutto per cuocere. Il fornello, la tazza. Vabbè, la cucina giusto dei per giganti. Curiosità. Che altro? Facciamo vedere anche un'immagine sì, di certo, questo cappuccino. Eccola qui. Mamma mia, gigantesca! Perfetto, mamma mia! Andiamo avanti con i Guinness. Sapete quanto è lunga la pizza più grande del mondo? Più lunga del mondo?
e ben 1853,88 metri, perché le dita non sono guidata, visto che io sono ingorda di vita. Allora adesso ti leggo qualche informazione per averla. Quante persone ci sono state dietro? Sì, allora sì. Per fare questa pizza, per cucinare questa pizza, ci sono voluti ben 250 chef, 2000 kg di farina. Ve li vado a leggere: 1600 kg di pomodoro, 2000 kg di fior di latte, immaginate le quantità. Tutto moltiplicato. Ma soprattutto penso che abbiano fatto mangiare un'intera popolazione, sì, con certo, quasi 2 chilometri di pizza. Certo. Adesso andiamo avanti. Invece, un'altra curiosità particolare, molto particolare. C'è stata una donna che non ha tagliato le unghie per ben 18 anni. Ebbene sì, le sue unghie sono arrivate alla lunghezza di ben 26 centimetri. La cosa peggiore è che tutti i centri estetici hanno chiuso. magari perché ogni tanto le curava, insomma. Poi gliel'hanno tagliate col flex, sono arrivati con sicuramente. E allora adesso vado ad esagerare. Ai bambini piacciono gli animali, quindi che cosa ho fatto? Abbiamo cercato il gatto più grande del mondo. E pensate un po'. Si trova a Melbourne, in Australia. Il gatto è lungo 120 cm, è 1,20 m, praticamente una roba enorme, e pesa 14 kg. Mamma, eccolo, mia. Abbiamo per voi, guardatelo. Come carino! Bello, bello, ci dici ciò. E adesso invece passiamo a un argomento che le donne ancora interessa di più, perché l'abito da sposa è sempre, si sa, è l'abito dei sogni, certo, di donna. Ebbene, c'è qualcuno sempre che ogni tanto esagera, perché le persone piace esagerare, va bene così. Questo abito da sposa aveva uno strascico, signore e signore, di 5.000 metri. Parliamo di 5.000 metri. Pensate un po', lo sposo quando è arrivato, perché le manteneva lo strascico, quando è arrivato la sposa già aveva... Era invecchiata di un anno. No, già aveva 2 anni di matrimonio. E allora, bambini, per oggi è tutto. Questa era la nostra rubrica divertente. Abbiamo conosciuto insieme qualcosa in più. Naturalmente, alla prossima puntata della rubrica Già l'ora di conoscere. E adesso ricordiamo che noi siamo sui social e sulla pagina di YouTube. Sui social siamo su Facebook con Già l'ora, Instagram Giallora 27 e su YouTube mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci e attivate le notifiche, così sarete informati su ogni video nuovo. E cosa più importante, ragazzi, aiutateci a condividere i nostri video, dateci una mano. Ciao da Giallora e dalla rubrica. Ciao a tutti, ciao.